Ciao ragazzi, allora nuovo video. Questo, come da titolo, sarà il video in cui vi faccio vedere un po' di prodotti con cui ho realizzato questo total look, che hanno un buon inci e soprattutto che costano meno di 5 euro, quindi davvero molto molto economici. Ho realizzato un make up occhi con un pochettino di difficoltà, ma adesso comunque vedrete nel video più nude. Comunque non ho esagerato appunto troppo con i colori per dar risalto alle labbra. Per prima cosa metto il mio solito cerchietto, questo di Alviero Martini, e poi inizio ad idratare la pelle del viso con l'emulsione viso preventiva di Bioficina Toscana e la stendo su tutto il viso, compreso anche il collo. Idrato le labbra con il balsamo labbra Sien, questo lo adoro. Il correttore è l'unico prodotto ad avere un prezzo maggiore, in quanto viene sugli 8-9 euro, ed è quello in stick di Natura Verde Bio. Bagno la mia Beauty Blender Essence e inizio a stendere meglio il correttore, soprattutto sul contorno occhi. Devo dirvi che questa blender mi piace molto. Applico il correttore anche sul viso. Il fondotinta è il Sephora Mineral e lo prelevo con questo pennellone di Beauty Big Bag. Vi ricordo che trovate tutti i prezzi e tutti i link dei prodotti giù nell'info box. La matita per sopracciglia è il Colca Jal di Sien, colore marrone. Le ridefinisco e pettino poi con questo pennellino di Essence. Il primo eyeshadow che vado ad utilizzare è il color burro, sempre di Sien, e lo applico con un pennello a setole piatte su tutta la palpebra mobile. Il secondo prodotto che cerco di utilizzare è sempre un eyeshadow, questo era il Limited Edition, sempre di Sien, che però, come vedete ragazze, non scrive assolutamente nulla. Tento una seconda volta e poi, delusa, passo a questo ombretto mono, che però contiene due ombretti di Benicos, con cui mi trovo molto bene, e il colore nero lo stendo su tutta la palpebra mobile, sempre con lo stesso pennello a setole piatte. Prendo poi il bronzing powder e lo stendo nella mia piega dell'occhio e sfumo per bene. La matita nera è poi la Colca Jal di Sien, la metto a modo eyeliner e poi con un pennellino piccolo, sempre Beauty Big Bag, sfumo e tiro la linea verso l'alto. Stendo la matita anche nella parte inferiore dell'occhio, con l'ombretto Benicos vado a sfumarla per bene. Per la base viso utilizzo il bronzing powder di Sien con questo pennellone sempre Beauty Big Bag, molto molto comodo, e faccio una sorta di contouring anche sul naso. Il blush è il rouge powder di Sien, con cui mi trovo benissimo, e lo sfumo sempre con lo stesso pennello. L'illuminante è il Rainbow Highlighting di Beauty Big Bag, che applico direttamente con le dita, ma che poi vado a sfumare per bene anche con questo pennello di Wycon, sul naso, sull'arco di Cupido e naturalmente anche sugli zigomi. Il mascara è il mio preferito assoluto, ossia Lash of the Day di Essence, che fa delle ciglia davvero spettacolari e non lascia le ciglia pesanti. Faccio anche una seconda passata e lo applico anche nella rima inferiore. Per le labbra utilizzo in primis la matita contorno labbra di Essence, l'Ultra Last, mentre il rossetto liquido è sempre di Beauty Big Bag e ha un effetto matte, si chiama poi CK. Lo spray fissante è il Glow To Go di Essence, che vi faccio vedere in super anteprima in quanto fa parte della nuova collezione.
Spero ragazze che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacio grande, fatemi sapere se anche voi avete utilizzato questi prodotti, se vi siete trovate bene. Ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e di iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!